Ok, ci siamo, partito. Ok, tutto a posto, posso parcheggiare la tastiera qua dietro. Intanto, buon pomeriggio. Siamo su Enotria The Last Song, che è il Souls-like italiano, sviluppato completamente da uno studio italiano. È un'ottima cosa, devo dire, che si stia muovendo anche un po' il settore qua in Italia, e non solo in ambito indie, questo è comunque un indie, ma un progetto un po' più di ampio respiro. Quindi buono che sia arrivato a questo punto, che sia riuscito a partire, a svilupparsi, a diventare una realtà. Mi spiace che sia stato rinviato, che doveva uscire a giugno, se non sbaglio, e purtroppo From Software ha deciso di far uscire nello stesso giorno il DLC di Elden Ring. Vedo che mi sto illuminando d'immenso, perché sarà la situazione così oggi. Con questo sole, praticamente, dato che va e viene, perché il tempo è discretamente instabile, quando arriva, prima a fare così. Quando arriva, divento luce. Quando va via, buio. Quindi o continuo a fare così con la finestra, però col rischio di dimenticarmene. Proviamo. Cambia poco. Facciamo così. Il fatto che m'acceco. Un po' fastidiosa la cosa. Proviamo così, dai. Quindi, eccoci qui. Il menu principale. Vabbè, ovviamente è una demo, eh. Il gioco doveva uscire a giugno. Elden Ring DLC piazzato lo stesso giorno. Allora hanno deciso di rinviarlo, mi pare, a settembre. Sperando non sia stato troppo un problema per gli sviluppatori. Anche meglio così, eh. Anche meglio così. Oltretutto credo sia un periodo migliore a settembre. Bisogna vedere l'altra concorrenza, però, in confronto a Elden Ring. Allora, la demo consiste in 8 ore di provato. Ne abbiamo tutto il tempo che vogliamo. Ok, fatto New Game, parte subito così. Vento, acqua. Passato da 147 a... Ah, the tree of change bears fruits. Awaken, maskless one. The stage is set. Ok. Allora, ok, poi diamo un'occhiata ai menu. Prima cosa, sistemiamo un attimo le impostazioni, perché non posso mettere il V-Sync per qualche motivo. Quindi metterò i frame a 60. Purtroppo devo rinunciare ai 75. Ah, meglio che avercelo sballato. Sperando non c'è comunque tiering, fantastico. Come posso combattere il tiering? Vediamo un po'. Ok, a schermo intero posso mettere il V-Sync. Meglio. Mi fa altabbare? Sembrerebbe di sì. Oh, non è X Defiant in questo senso. Mi piace. Quindi, intanto siamo... Siamo di legno. Buio.
non dirò che siamo tipo Pinocchio, però. Sicuro è di legno. Una sorta di manichino. Maskless one, ha detto. Questi sono i primi attacchi. Abbiamo una spada discretamente arrugginita. Ci risvegliamo in questo posto, in questa grotta. Ok. Ah, c'è già un nemico. Con calma, con calma. Ci risvegliamo in questa grotta. Pieni di candele, radici. E cosa cavolo sto guardando io qua? Dei teli? Dei vessilli, non so. Cos'è? Ah, è la mia ombra. Ok, la mia ombra intanto. La sopra è dinamica, qua sotto non c'è. Qua? Immagino ci sia stato qualcosa, un naufragio. Però naufragare qua sotto è una bella impresa. Cosa sarà successo? Ah, intanto così si salta. Ok, i comandi sulla B sono come in Dark Souls, quindi così si rotola, se si tiene premuto si corre. Il salto? Giusto, il salto sull'A. Post Sekiro è così. Poi sto provando un po' i tasti, eh. Questo abbiamo visto. Ok. Il parry lo fa così? E si para. Non può rimanere imparata. Ok. Posso prenderla? Non posso ancora. Vabbè, facciamo il tutorial intanto. Dei manichini. Ok, va bene. Bello come è andato giù. Attacco pesante. E proviamo l'attacco in corsa. C'è l'attacco in corsa, ok. Avrei potuto provare un parry in effetti. Dodge. Sì, in combattimento è alla Bloodborne. Cioè, non fa proprio la rotolata. Sei morto, sì. Parry, proviamo il parry. Ok. Devo prendere un po' di tempismo. Se gioco non mi scattasse nel momento in cui faccio le cose, poi andrebbe meglio, però. Ok. E poi posso fargli il riposte. Non sono mai stato particolarmente abile con i parry, quindi. Però questi cali di frame ogni tanto. È una demo, il gioco esce a settembre, eh. Ricordiamocelo. Unraveling. The maskless one can weaken the Canovaccio's grip on all manner of things. Canovaccio's grip. Fighting hostile beings. Ah beh, combattere i nemici causa. Causa la crescita del misuratore di unraveling. Quando riempito, ok, possono. Gli si rompe la postura, ok. Insomma, solita meccanica post Sekiro. Io però non riesco a fare per. Tu? So fatto. Allora. Vai, vai, vai. Ehia. No, 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 no. No, gli volevo fare il riposto. Niente riposto.
Aia. Picchia, picchia, picchia. Devo prendere un attimo il tempismo col Perry, perché sennò... Questa è la parataglia. La parataglia. Backstab? Me lo dirà poi se c'è. Awakened State. Vabbè, è quando gli posso fare il riposto, immagino. No. Però ok. Ouch. Pure... Che succede? Ah! Si è aperta... Si è aperto un passaggio, quindi di qua? Quindi non c'era niente? Posso andare in acqua? Ho come l'impressione che cadrò in un buco senza fine. Tu? Non mi sembra ci sia altro, quindi possiamo proseguire. Salto, sì, è ovvio. Dopo aver giocato Alice Madness Returns, tutto ciò sempre un pochino male, ma vabbè. Cos'è successo? Tu cosa hai fatto? Ti sei curato? Ti sei baffato? Cosa hai bevuto? Amber. Ok, la freccia della fiaschetta di cura. Perché scatta così? Proviamo ad abbassare. Me l'ha settato in automatico. No, la scala la teniamo a 100, ci mancherebbe. Tutto il resto l'ho messo ad alto, prima me l'aveva messo di base a ultra. Vediamo se recuperiamo un po'. Sembra comunque ballerino. Anzi, è come se ballerino. Però potrebbe essere la mia CPU, Non ho una CPU troppo adatta a tutto ciò. Intanto facciamo così. E questo lo rimetto in auto. Ha fatto? Ah no, adesso ha fatto in auto. Ok, prima non era in auto perché... Vabbè. Proviamo a lasciarlo un po' in auto. Vediamo se funziona. Si vede che la qualità è scesa, Però magari dalla live si nota meno. Però si scatti. Allora... Prima boss fight. Tutto sembra suggerire ciò. La forza del cambiamento. Sei tu? Ma tu sei... Ho sbagliato, ho visto tutto i trailer, ahia. Allora, però, un po' di reattività. Non rotolare, magari. Cosa che... Ok, mi fa un po' strano il fatto che non rolli esattamente dove voglio io. Sì, va bene. Trinca, 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 però. Allora...
ha un sistema di comandi e tempismi molto diverso da Dark Souls, perché non è preciso come Dark Souls, ma non credo che voglia esserlo. No, perché è diverso, non è punitivo in questo. Questo è il fatto. Non mi stavo punendo. Una trincata la facciamo. Non stavo punendo per i miei errori in questo senso. Tanto che siamo nel tutorial. Bensì, come dire, l'input era strano. Però stavo sbagliando io, perché lo stavo giocando con i tempismi di Dark Souls. Perché cliccando in maniera diversa si vedeva che usciva bene dall'attacco, quindi c'era il dodge, che non è veramente una rotolata, comunque la schivata mi permetteva di evitare il colpo, quindi funziona, va giocato in maniera diversa. A questo Mortal Shell sei tu? Che senso allora? Ok. Quindi ho sbloccato il loadout e va, mi sta bene. A uno sono le armi, che sono i due slot. Due, la mano libera. Mask lines, per switchare le maschere. Quattro, gli oggettini tool, ok. Quella è la mask. Quindi mask lines? Cos'è? Vabbè, poi vedrò. Lì c'è la maschera, l'aspetto e i perk della maschera. Ok. Unpolished gem. Okay. Ne ho tre disponibili. Questa è effettivamente l'unica che ho peggiata. Perché me l'ha messa qua? Chiedovegna. Ok, tenendolo premuto mi riporta al principale. Mi sta bene. Però a questo punto... No, non volevo togliere la spada. Questa è quella nuova che ho appena ottenuto. Andiamo un attimo alla luce. Sicuramente questa non ce l'avevo già. Ok. No! Vabbè. Questa è Greatsword. Il malanno come danno elementale. Ok. A danno fisico. No. Che senso? Perché fa così poco danno? Failed Greatsword? No. Ah,
c'è un punto esclamativo. Cosa mi rappresenta il punto esclamativo? Mi rappresenta il fatto che non lo sappia. Cosa? Che simbolino è quello? A danno fisico ne fa veramente basso. Ardore damage è un po' più alto. Unraveling damage è più alto. Elemental damage è tutto più basso. Status damage, però non so come funzioni. Ho sbagliato ancora. Mettiamo un longsword. Proviamo a mettere questa. Cosa di particolare, non lo so io. Ah, prima di continuare lì ho visto che è comparso una sorta di falò. Un braciere. Ah, no, non è comparso. Ah. E da dove sono arrivato io? Sì. Ok. Buono a sapersi. Continuiamo in questa direzione, allora. Piano gioco. Sta caricando probabilmente una nuova area. Quindi candele. Questa luce blu qua sotto, molto strana. Ardore burst. Ok, me lo scrive lì. Ok, mi consuma della stamina semplicemente. Piano. Non c'era nient'altro sotto. Oh, success. Scusate, ma torno. Posso? Sì. Torno un attimo sotto per controllare. L'ho attivato per sbaglio. Volevo prima guardarmi attorno. Esatto, qua c'è Juniper Sword. Perché è il punto esclamativo? È una longsword. La metto sulla fiducia, dato che l'ho appena trovata, però... vorrei capire il perché... Effettivamente sono le due che ho trovato. No, forse non ho le caratteristiche per usarla? Path of Innovators. Immagino sia una specie di ramo dell'abilità. Perk, esatto. Ho 6 punti. Però ovviamente vedo che costano tutti dei 5 in su. Ci pensiamo dopo ai punti abilità, più che altro non so ancora neanche cosa siano le abilità, quindi mi sembra un po' presto. E qua, queste armi non hanno requisiti alla Dark Souls, per capirci, di abilità. E non vedo statistiche tipo di scaling, eccetera. Non so. Diciamo che per ora sì, il Souls-like italiano, il gioco che mi richiama di più non è Dark Souls, bensì Mortal Shell.
e ha senso che si siano rifatti a Mortal Shell nello sviluppo del gioco, essendo un ottimo indie che ha tirato fuori molto dal suo, dalle sue limitatezze di budget, insomma. Harmonia Soap, Cobblestone, non so cosa. Scusate un attimo. Allora, vediamo un po'. Questa è la luce del sole, palesemente, esatto, che brucia l'immagine un po' come il sole qua, che mi costringe a tenere la finestra mezza chiusa. Consumabili, ok, così posso cambiare cobblestone, migliorating minestrone. Se il minestrone fa strano trovare parole in inglese e in italiano assieme, però oh, ok, Harmonia Soup. Cos'è l'Harmonia Soup? Vediamo l'inventario. Harmonia Sap, che soup? Cosa ho letto? Allora, ah, mi permette di recuperare della salute per del tempo, breve tempo, facendo danno al nemico. Attivi una modalità Bloodborne, praticamente. Cobblestone sarà per attirare nemici. Esatto. Il minestrone. Ok. Elimina gli effetti tizi e il suo accumulo. Song of Return è una specie di... è l'osso del ritorno. Neanche l'osso del ritorno. È il marchio scuro? Si chiamava così? Qualche po' di tempo non gioco a Dark Souls. Comunque sì, perdi tutte le memorie, tutte le anime, e torni all'ultimo falò. In brevissimo. Immagino di dover aprire qua e poi si toglieranno le radici. Apriamo l'accesso. Loot. Duelist Virtue. Drunken Sword. Ma cosa sono? Mask Lines. Sono potenti abilità dell'ardore. Per utilizzarle c'è bisogno di fare attacchi ai nemici, e si caricano attaccando i nemici, ok? Sì. Ah, quest'altro tutorial. No, userò un sacco di questi oggetti. Vabbè. No, non usare gli oggetti. Cos'è successo? Strano, se ha avuto l'attacco, ma... cambiamo arma, proviamo lo spadone. Sembra che faccia davvero poco danno. Ci sono i numeri. Posso fare valutazioni anche in questo senso, in effetti. Un vaso si romperà? Sì. Non puoi mettere vasi in un Soulslick e pensare di non farli rompere. The Primal Elements. Al mondo di Notria ci sono quattro elementi primali. Primordiali, immagino. Vis Inflige Dizzy, che aumenta il danno inflitto tanto quanto la rigenerazione della stamina, al costo di un abbassamento della difesa. Fatuo,
non so per quale motivo questo sia marcato, insomma. Fatuo infligge Wicked, che aumenta la propria forza elementale, la potenza elementale, però subire danni causa che il fatto che l'attaccante si curi. Malanno infligge sickness, infliggendo dot di fatto, e la diffusione di ciò ai nemici, alle entità vicine, e grazia che infligge radiant, causando il recupero della salute nel tempo, però essere danneggiati mentre si recupera la salute in questa maniera triggerà una potente esplosione. Non me li ricorderò molto presto, quindi con calma. Intanto, dato che è marcato, Dizzy aumenta, ti busta l'attacco e ti indebolisce la difesa. Ok, ecco perché me lo spiegava. Odizio, immagino sia questo. Una nuova maschera? Come faccio a... Dov'è? Allora, vieni a capire un attimo. Piercing with mask. E fin qua ci siamo. E là, quante cose. E così, ho capito che torno qua. Ma io, per equipaggiare l'altra maschera, quello per qualche motivo c'è un punto esclamativo. Il gioco mi sta dicendo che non posso. Mi sta dicendo nope. Mi ho messo il spadone colossale. E la mazza. Mettiamogli anche la mazza. Una Morningstar. Ma io la maschera, come faccio a cambiarla? Sto capendo come cambiare la maschera, dato che l'ho trovata. Ho trovato un'ispirazione. Sono contento, però... E mi ha portato comunque quello sotto. Mi sembra proprio in buono stato questo spadone. Untangle knot. Non so cosa. Sarà un falò? Corda risonante. Ok, quindi il falò ha un nome italiano, mi piace. Sediamoci alla corda risonante. Loadout. Posso personalizzarli qua, forse? Sì, ok. Ok. Allora, ci mettiamo questo come primo. E quest'altro come secondario. Per il momento... Allora... Qua mi cambiano solo... Mi cambiano le statistiche, ma non so ancora... Facciamo... Dato che questo l'ho trovato con la mazza, gli mettiamo Fortitude. E a lui mettiamo
Non so cosa. Io non so cosa siano le statistiche, quindi. Forse lo vedo da qua. Ah, salute. Potere d'attacco e difesa. Cunning, stamina, potere d'attacco e status power. Attunement, elemental power, line charge, status negation. Alacrity, stamina, luck e carry capacity. Ok. Erudition, ardore power, elemental defenses e line charge. Quindi posso equipaggiargli un bonus di più 2 praticamente alle statistiche. Facciamo che per ora mettiamo a lui la longsword e quella greatsword ha qualcosa di strano che non mi spiego. Quindi facciamo così, mentre di qua gli viene già messa la roba più pesante e fortitude cunning. Ok, level up. Diamo un doppio fortitude per il momento, build forza. Qua posso sbloccarne 3. Allora, upon casting the mask line equipped in slot nel terzo slot. E devo vedere quali sono gli slot qua. Andiamo con quelli di forza. Su questi non si sbaglia. Aumenta la fortuna. Io non so quando se mi servirà la fortuna, però. Io ho preso questi, poi. Questo è il primo. Proviamo il secondo, quello più pesante. Ok? Bada boom. Ok. Ho sbagliato. Faccio così, me ne da 5. C'è il fast travel, okay. Un po' lento a sedersi al falò, però vedremo. Non ho neanche visto cosa facciano quelle abilità. Qua sotto. Allora, fa un basso indietro e poi fa seguire un attacco usando l'altra arma equipaggiata. Ok, mi cambia l'arma. Ok, un attacco con l'altra arma, è uno switch veloce, diciamo. Mentre quest'altro evoca una spada ardore infusa con l'elemento vis che effettua un potente attacco pesante. Charging speed presto. Ok, credo sia la velocità di caricamento dell'abilità. Usciamo da qua, siamo all'aperto, alla luce del sole. Ma giù la vibes un pochino. Field of Beginnings, quinta. Ok. Siamo finalmente all'aperto. Un campo con tanti girasoli.
Posso? No, è troppo in alto, vero? Ma noi adesso abbiamo... Sto dicendo abbiamo un corpo. Non esattamente, nel senso... Non mi sembra tanto... Puoi vedere la mano? Non sembra meccanica, ma non sembra neanche normalissima come ma... Qua... Devo continuare... Ah, e sono alla luce, sono al buio... Proverò così, che devo fare? Non ho molta scelta. Allora. Una ronda? Di qua? Allora, vediamo qua. C'è un ingresso. Una porta. Ho cannato completamente i tasti. Ok, loot. F-State Fragment. Sarà qualcosa per potenziare le armi? Dal fabbro? Mi sembra un chiaro collegamento ad Efesto. Però qua non c'è nient'altro poi. Al momento la porta è chiusa. La via è chiusa. Questo con lo zainetto se la viaggia tranquillo. La gravità è sempre il mio più vecchio nemico. Però vediamo un attimo, eh. Vabbè, dai, ce la teniamo così. La luce. Salve! Loot! Secondo me tu sei un po' più particolare, eh? Ecco. Aia! Sono quasi morto. No, morte. Mannaggia. Non facevo quasi niente. Vediamo con lo spa. Però io non posso iniziare curandomi. Secondo me questa situazione va accelerata. Può essere veramente tedioso sedersi così alla corda. Si chiamava corda. Come si chiamava, insomma. Sembra una cosa molto lenta. Cioè, è una cosa molto lenta. Se riescono ad accelerare quello... Sarebbe un'ottima cosa. Ah, tu. No, ok, non ho abbastanza stamina per fare quello che voglio fare. No! Ho. E patapim, patapam. Eccolo che va giù. Grazie per il loot. Garden Mask Shard. Ok. Devo ricordare che posso usare quelle abilità. Mi ricordo già cosa faccio alla seconda. Può essere un problema. Ah, fa l'attacco potente. Sì, con un'altra spada che... Cioè... Tu sei qua dietro.
Bravissimo. Grazie. Quello invece... Ah, mamma mia. È il suono con cui sparisce. Inebriating Seasoning. Ah, ok, infligge dizi con l'uso. Nel caso voglia buffarmi l'attacco a costo della difesa. Temporaneamente. Qua è sempre più buio. Mi sa che tra poco verrà a piovere. Io ho messo la storia di Novilette l'altro giorno. Ieri, in realtà. Vedo che... No, no, qua devo alzare per forza la luminosità, perché... Dovrò accendere la luce tra poco, altro che alzare la luminosità. C'è poco che posso fare. Ah, scusate un attimo. Facciamo così. Provo anche ad accendere. Ok. Dai, va bene così. Non sto neanche a ritoccare troppo la telecamera e continuiamo qua. Allora. Ci siamo guadagnati l'accesso al ponte. Tu sei vestito di blu. C'ho pure la cappa. Quello deve essere, bravo, sto dicendo. Allora. Qua ho visto qualcuno di loro che andava avanti. L'ambientazione è veramente carina. Ehi, salve. Tu sei uno di quelli forti, eh. Aia. Ok, il mio obiettivo è romperti la postura per andare avanti. Oh, tu stai fermo. Devi stare tanto fermo. Loot. Il suono con cui spariscono è sempre inquietante. Allora. Anche perché arriva con un certo ritardo. E dopo un po' che si... che svolazzano via, mettiamola così. Che scompaiono, per cui... Qua si sale. Lui sta lavorando, lo lasciamo fare per il momento. Vediamo di... Ah, tu sei italiano, palesemente. Infliggi dizi. E io ti infliggo cura della postura, però. Verse of Vigor. Sharp Retort. Vedremo, intanto giochiamocela qua. Tu. A cosa fai la guardia, tu? Mi ha tirato qualcosa? Hai usato a tirarmi qualcosa? Sì? Aia, maledetto. Muorici. Con calma, eh. Shard of a miserable memory. Era nel primo tab, vero? Sì. Ok, sono le anime dei non morti di Dark Souls. Sapere come funzionano. Ottimo così. Devo usare uno di questi. Vado su o vado giù? Andiamo su. Andiamo a importunare il lavoratore là sopra. Mi scusi, dottore? No, dottore, poco dottore. Cosa sta facendo? Allora, secondo me c'è anche qualcun altro qua. Adesso posso aprirlo? No, giusto, mi ha fatto vedere che ho questa abilità qua. Da non usare qua, palesemente. Però... il tetto. Ottimo. Ui, piano. Grip cutter. Ah, bene, bene, bene. Un falcetto per tagliare l'uva. A chi glielo mettiamo? A lui. Lui che la stiamo facendo più veloce. Ok.
Grape Cutter, però mi sa che non posso usarlo bene, vero? Devo capire cosa mi rappresenti quel simbolino. E l'impressione è quella. Ovviamente mi segnala. No, guarda. Non è le statistiche. Però non vedo le statistiche. Non ho modo. Grape Cutter. Ah, quelli sono i requirements. Ok. Va bene, va bene. Adesso si spiega tutto. 25 in erudition. Spiega più che tutto. Ok. Questo vuole attunement. Non sarà l'arma per noi. Un piccolo svario nella telecamera. Altre anime. Altre memorie. È un taglia lei, sta tirando giù l'albero, un boscaiolo. Scusi, non voglio disturbarla più di tanto. Oltre a questo mi sa che è forte. Però. Cazzo, mi sa di sì. Mi sa proprio di sì. Sputo di vita. No. Diciamo che mi curo. Oh, l'abbiamo sconfitto. Poverino. Lumberjack. Lumberjack Mask Shard. A che mi servono i frammenti? Vediamo, Non sono qua. Non sono qua, ovviamente. Oggetti chiave. Frammenti di una maschera una volta appartenuti al ruolo del giardiniere possono essere usati per ricrearli. Per creare la maschera, ok. Ah, invece di darti il set, più ne uccidi, più te ne droppano e ti ricostruisci il set, la maschera, quindi. Potrebbe essere carina come meccanica. Cioè, risolvi anche un po' la questione dell'RNG. Basta sconfiggerli e pian piano ti farmi il set. Qua c'è un percorso. Si scenderà da là? Immagino di sì. Però posso avere l'high ground. E chi sono io per dire di no all'high ground? Cioè, questi sono vivi o sono morti? Chi lo sa? Benissimo, questo attacco c'è. Vabbè, siamo qua a provare, signori. Ci si prova. Questi mi sembrano morti, quindi non... Aenian Gable. Avrò le statistiche per usarla? Non credo. No. 20. 20 in attunement. Devo stare attento dove muoio. Sembra è una frase strana da dire, ma... Tu? Ok, tu sei uno dei... di quelli. Uno di loro. Uno dei nove. No, scherzo. Combattiamo? Ma sì, combattiamo. Dai, su via. Si aggiunga qua. No!
No, 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 no. Bevi, bevi, mangia, fai quello che devi. Insomma. No, 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 no. Adesso. Facciamo che non mi ricordo i comandi. Stavo provando i tasti per fare le abilità lì di fianco. Ora dobbiamo fare un bel giretto per tornare lì. Magari neanche troppo, però. Mi manca un pezzo nel mezzo in cui non so che avversari debba affrontare. Potrebbe essere un problema. Quando dicevo bisogna fare attenzione a dove si muore. Non ho fatto attenzione. Non più di tanto. Salve, salve, salve anche a voi. Meno male mi dai per arma. Warrior's Brew. Quel maledetto è sì, quel maledetto mi tira le cose. Fresh, locally available fruit juice. Non ha capito cosa fosse successo, però. Sono qua, dottore. Salve. Celestial Banquet. Loot. Butcher's Cleaver. Clever. Un'altra arma che non posso usare. 20 a forza però. Forza, fortitude. Buono, buono. Quella, se vogliamo continuare su forza, potrebbe essere la prossima arma. Là c'è un altro falò. Falò. La corda di... La nostra corda. Allora, io direi di sbloccarlo subito. Cioè, ha dei mancamenti ogni tanto il gioco. E, tipo qua, io non ho fatto niente. Vorrei andare avanti. La suona? È proprio una corda. Una corda risonante. Sarebbe bello scoprire il motivo per cui è una corda. Credo lo vedremo nel gioco finale. Scusi lei, rivoglio le mie memorie. Che sono tante. Ho sbagliato? Ma se faccio così... Ah però, mica male. Però io continuo a sottovalutare il suo range. Una fiasca. È la fiasca? No. No, non è la fiasca, è un'altra cosa. Mi scusi lei? Queste luci fanno così tanto Dark Souls 2. Si calmi lei. C'è un altro. Drop, grazie. Anche te, grazie. Shred of the... Oh, un frammento del canovaccio. Beh. Questo. Inno al vigore. Morte oltre la scogliera. Un romanzo tragico. Ok, ok. A sto punto direi anche di livellare. Torniamo qua alla corda. Quindi, vediamo un po'. Perché se voglio tirare... Vediamo le armi che ho. Allora,
questa, ad esempio, Erudition e compagnia. Questa è l'unica che va su Fortitude. Sì. Mettendola qua, ad esempio. Come conta? Ah, conta come una spada lunga, ok? Una mannaia. Cioè, quelle di Bloodborne, più che altro. Non penso proprio di poter arrivare già al 20, però gli direi di puntare lì. Allora, level up. 16. Ok, il nostro obiettivo è arrivare a 20 in Fortitude. Stabilito. Allora, loadout. Rimettiamo la mazza. Non so la fortuna cosa mi possa servire al momento. Questo cos'è? No, i perri. E potrei prenderli entrambi? Non ha molto senso. Si annullerebbero probabilmente prendendoli entrambi. Ok, quella che mette le cure. Queste sono tutte le robe riguardo gli status. Proviamo a aumentare la fortuna, magari. Non è Dark Souls 3, quindi. Stiamo andando molto tincosi. Mettiamola così. Giusto, posso anche consumare. E non sono qua. Questo? Vabbè, questo sarà una bomba praticamente. Sì. Mi dà 200. Vediamo se riesco a fare un altro livello. Invigorating minestrone. Level up. Sì. Posso fare un altro livello. Perfetto. Dai che ci manca poco per arrivare al 20. Telecamera strana. Ok, almeno qua abbiamo una visione un po' più nitida. Eliminerei prima loro. Mi scusi, dottore, ma tutti i dottori sotto queste parti. Però... no, mi fido poco di te. Il mio più vecchio nemico. Finiscilo all'attacco, però. Dai! Oh. Benissimo così. Mettiamo altri frammenti della maschera del giardiniere. E facciamo una sorpresa a questi altri. Aia. Mannaggia, sempre i balestrieri, eh. Dovete disegnare un personaggio negativo in un'ambientazione fantasy, uno che scassa le balle, un balestriere. Ok. Sarà come la titanite? Possibile? Plausibile, molto plausibile.
Stavano dando uno spettacolo. Magari. Peccato essere arrivati tardi. Probabilmente siamo arrivati tardi di un po'. Però. Deve essere interessante. Uno si sedeva qua. Apriva il forziere. No, scherzo. Golden Dart. Salve. Vuole il Golden Dart? Un altro che tira cose. Lo sapevo. Anch'io però dovrei usare di più. Allora, vediamo. Io sto girando con lo spadone. Sono un po' troppo lento ancora con lo spadone. Ok, qua non c'è niente da raccogliere. Perfetto. Di qua. Senza cadere in acqua, possibilmente. Posso raccogliere solo la morte, quindi no. Saltiamo come delle lepri. Barili, sedie, tutto possiamo rompere. Meno male che il tracking ce l'abbiamo pure noi, però, dai. Almeno questo. Sempre... No, mi hai sentito, Poverino, sempre qua si prendono sta spadata. Capisco poi rimangono i frammenti delle maschere. C'è un riflesso là sopra di quel fiore. Mi sembrava quasi un drop. Ho detto, strano. Ah, qua si sale e qua si continua da questa parte. Io non so quale sia il percorso. Si esplora. Reality Glyphs. Usando l'ardore Burst su certi glifi sul terreno, il nostro personaggio, The Maskless One, può alterare il luogo vicino per un certo tempo. Ok, dopo un po' si ripristina come era prima. Immagino sia quel posto lì. Immagino, perché da qua non ci arrivo in salto. Ma qua c'è un drop. Ah, ma ci sei pure tu che volevi farmi lo scherzone. E lo faccio a te lo scherzone. Cioè, cosa pensavi? Sulla capoccia. E patapim e patapam. L'old fork. Otto old fork. Possiamo apparecchiare la tavola. Non da qua. Sbagliato. Ah, forse era da fuori che dovevo fare, no? Scopriamo subito. Ah, ok. Strano, ma ok. Ah. Oh no. Ah, devo fare più di uno. Arriverò a farlo che sarà già sparito. Io sono sparito sott'acqua. Oh, ouch. Balestriere, mannaggia te. No, 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 non va bene. No. Quello che fa? Voglio raccogliere il loot. Ok, preso il loot. Vis a vis. Ah, ho capito. Di là non posso arrivarci, quindi devo fare così. Quando riesco a fare le cose giuste. Ecco. Primo pestone, saliamo di qua.
andiamo su, si scende, secondo pestone, salta qui e salta là, eccoci qua. E ho trovato un Coastal Harpoon. Sì, ok, ma cosa sono? Ah, sono le abilità. Ok. Devo equipaggiarli al... al falò. A questo punto. C'è qualcos'altro? Da quella parte. Sali su, sali su. Eh sì che c'è qualcos'altro. Quella che è probabilmente la continuazione. Ma guardato, ho detto, no, non ci voglio combatterlo questo. Ehi, tizi. Oh, gli raccoglie tutto inebriante qua. Luta, luta. Altro frammento, tu sei tosto. Ti faccio niente, ti faccio. Siamo così. Beh, posso dirmi soddisfatto. Water brew, flasco B. Vis-à-vis. È lui che si sta sciogliendo. E qua? Morte? No, non morte. Ma non si capisce. No, beh, oddio, è inverosimile che ci sia. Telecamera ha detto... No, guarda in alto. Funeral slash. Funereal slash, ok. Vabbè, così adesso posso tornare qua al falò e vedere di riequipaggiarmi un po' di roba. Sembra la cosa migliore da fare. E poi sì, la continuazione direi che lì sopra. State tutti tranquilli. Quindi. Oddio, ho fatto... Dove... Ma le ho recuperate prima? No, che non le ho recuperate. Dobbiamo essere una cattiva idea, ecco. Le mie memorie. Recuperiamole, va? Non saranno tante, ma... Dove è che sono caduto prima? Qua. Ecco. Vabbè. Più che raddoppiate. Probabilmente facendo fuori quei due riesco a fare un altro livellino. Palestre, mannaggia, tu chi sei? Continuo a sbagliare. Vabbè, sconfiggiamoli tutti. Non era proprio quello che diceva lo slogan dei Pokémon, però... Dopotutto è un altro gioco. No, balestriere. Mi lasci in pace. Che non lascio lei in pace. Allora... Aia. No, la mia stamina, ok. Poverino. È morto con onore. Ha abbracciato la sua balestra. Scusi lei. Sembrava funzionasse. Allora. Sì, un altro livello lo faccio. Vero gioco che lo faccio. Eccoci qua alla corda. Suona la corda e livelliamo. Ok, qua sembra tutto a posto.
Allora. No, ho sbagliato. Scusate un attimo, faccio così. Ecco. Level up. Bueno. Loadout. Noi stiamo usando tanto questo, quindi. Gold. Okay. Ne ho altri tre che posso equipaggiare. Una lancia. Cioè, ok, che è un attacco semplice. Di per sé è solo un attacco, quindi mi importa poco che sia una lancia o un cavallo, però. Però qua è su fatuo. Perché è sceso? Vabbè. Questo è con l'ardore. Vabbè, ok, questo è un pole arm, questa è una lancia. Fallesia magna. Questa la lancia così. Charging speed. Ok. La terminologia musicale. Comunque. E poi una balestra. Charging speed vivace. Beh, sono abilità diverse. A distanza. Questo è un bel temporale, invece. Ok. Noi proviamo a metterlo, poi. Vediamo come funziona. Mancano due livelli. Posso... Oh, non so se ne ho raccolti. No. Ok, prima di tutto ci penso. Non t'ho preso, mannaggia. Ho sbagliato tasto, io continuo. Allora. Ci prova, poverino. Il temporale, signori. Potenza. Ok, voi siete andati. Andiamo dal balestriere nostro amico. C'è qualcos'altro dietro? Sono i miei passi o qualcuno che mi insegue? No, sono i miei passi, stranamente. Fatta pam. Allora, c'è anche il balestriere. Andiamo avanti. È inutile stare a combattere ancora, non voglio andare a ripulire tutte le zone ogni volta. Fatta una volta, si prosegue. Lì c'è gente che cammina. Lì c'è gente che guarda il tramonto. Può darsi. Ogni tanto la telecamera ha questi... Vabbè. Ah, erbalestriere. Però. Altro se ne accorge? Sì, ma no. No, è troppo convinto lì quello che sta facendo. Ci sta, eh. Quasi morto per fare questo attacco. Glu glu. Grazie. Beh. Probabilmente lo strombo lì in fondo. Ok, questo mi sta dando di continuazione. La butto lì. Proviamo a vedere cosa c'era sotto. Devo anche in qualche maniera potenziare poi le fiasche, perché ormai curano. Fin dall'inizio curavano poco.
adesso qui non veramente gioco piano, piano, con calma. Bello. Sono sentito Zeus per un attimo. Harmony Expansion. Sarà la fiasca? No. O forse sì. Ah, le cariche. Sì, sono per le cariche. Vabbè. Che Soul Slex sarebbe senza lapidi? Esattamente, sì. Era proprio un vicolo cieco che mi portava quel troppo prezioso. Seguiamo in vista del borgo. Carretto delle casse. Com'è la situazione della luce qua? Può andare bene, dai. Cioè, senza stare a resettarlo ogni volta. Qualcuno ride. Ma visto che gli scattoni ci sono lo stesso gioco, a sto punto mettiamolo al massimo. No, mi stai dicendo no, pessima idea, perché l'hai fatto? Cos'è che è cambiato così tanto? Vediamo, La view distance? Andava meglio all'avvio. Magari era anche per la zona. Facciamogli. Che lo stia facendo? Ok. Apply. Applica, applica. Grazie. Qualcuno molto contento. Non so se è il Joker o. Ah, siete. Siete scemi. Drop blu. Vedetta. Non so cosa sia l'inspiration. E c'è solo per poco tempo? Conviene correre, quindi. Gioco senza scatti, però. No, no, questi scatti, no, no. Gioco piano, piano, piano.
Ok, no, neanche dire, però magari faccio se cado dal ponte, atterro da qualche parte, no. Però forse c'è un percorso sulla radice. Guardandolo da qua. E qua invece? Questa città? Lower Commons, quinta. Così era l'ambiente più colorato che abbiamo mai visto in un Souls-like. Welcome to Quinta, the city of actors, or what's left of it. C'è Pulcinella che ci parla. Riposiamo, vediamo se possiamo fare un altro livello prima di parlare con lui. Ancora un livello. Per l'arma forte. Forse, non lo so. Ah, I can almost hear the churning of gears inside that expressionless noggin of yours. Who, what, where, when, why? Hush, hush, my promising prodigy. Head for the castle atop the hill and all will be revealed. Hush, hush, my. Questo è per potenziare le armi. Beh, aspetterò l'arma al 20, cioè quella del requisito al 20 a sto punto. Ma stanno così bene, perché devo andare? Sono lì che ballano. Perché mi attaccano? Perché io giro tanto con questa mazza chiusa, però. Non siamo nemici, perché dovremmo essere nemici? No, infatti non mi attaccano qua dentro. Rehearse your life. No. Perché mai? Cosa mi ho fatto di male? Allora, cambiamo. No, intanto non incastriamoci. No, continuo a sbagliare tasto. Non ho la cosa. Ho sbagliato tutto. Quindi ci mettiamo qua. Ricominciamo. Ragioniamo un attimo sul da farsi. Queste non sono cariche. Ok. Stai usando l'arma che voglio io. Che vuol dire che non è troppo forte. Però. Beh, me le stavo suonando, eh. Era più per errori miei che altro. Sips of the Past. Cos'è? Ah, serve ad ottenere più memoria di più esperienza per un breve periodo utilizzandolo. Ci sta. Poi chiuso. Sopra. Forziere. Un'altra abilità. Falling Star.
aspettava le bandite. Cosa sta succedendo al castello, in cima al villaggio? Come ha detto Pulcinella. Perché la telecamera deve impazzire ogni 2x3? Mi spiace. Mi sta salutando? Ciao! La torcia è l'ultima a morire. Lo sapevo io. Penso chiunque, però che... La vedo l'ombra, eh. A nuanced portrayal requires finesse. Non è andato a buon fine. Questo l'ho fatto benissimo senza volerlo. È ancora... Ok, no. Sto dicendo ancora vivo. No. Mi curo. L'ambientazione è veramente fatta bene. Mi sta molto dispiacendo, anzi. E ricordiamoci che è un gioco italiano. Sembra... Se non per l'ambientazione, non sembra. Non siamo abituati a giochi italiani del genere. Quindi... Silver Wasp... Oh... La Longsword però vuole 18 a Cunning. Mentre la torcia... Attunement. Giusto, questo posso già usarlo. Me l'ho dimenticato. Per un semplice motivo. Quello non ha requisiti, neanche tu. No. Perché gli ho messo il perk che aumenta di 2 la statistica. Quindi è come se fossi a 21. Ne ho già messo uno di troppo. Allora. Maschere, come anche le maskline e le armi, possono essere rinforzate attraverso la forgia. La forgiatura. Questa azione richiede memoria. Giustamente, che è alla fine la valuta del gioco. E materiali specifici che possono essere trovati in giro per il mondo. Quindi, andando a prendere la Butcher's Cleaver, non ho abbastanza memoria, però posso fare così. Arrivando a 800 la posso portare anche a un più 2. Aia. Brutalizzato il balestriere. Allora non hanno ragdoll in effetti. Beh, giustamente spariscono. Infermerite qua sta soffrendo tantissimo. Non si può accedere da qua. Non si può. Tu stai calmo però. Uomo torcio. Ok, un affondo?
mi aspettavo un affondo con quest'arma. Of change. C'è un bel quadretto. Questo dove mi porta? Mi porta avanti. Quindi dopo. Voglio prima fare le strade facoltative. Per cui. Ok, un altro frammento, il gioco mi sta dicendo guarda che te la puoi potenziare l'arma. Ah però, hanno potenziato loro a costo però della loro difesa. Ho scannato completamente i tempismi del roll. Non so perché mi trovo in questo villaggio. Ecco chi sentivo prima. Sei un fabbro. E sei forte. Mamma mia. C'è il martellone da fabbro. Picchia. Come si picchia? Aia. C'è qualcuno che mi sta attaccando, credo si sia accorto della mia presenza, però vabbè. Ah! Sono arrivato dall'altra parte. E tu cosa sei? Oh madonna. Intanto posso portare l'arma più 2. Schifo non mi fa. Ah, non posso ancora. Vabbè. Ci siamo capiti, insomma. Posso potenziare anche questi? Mm.
Anzi, mi conviene metterla su di lui, le armi pesanti. Facciamo lo switch, va? E lui per la roba ranged. Quelli ballano, sono contenti. Lui non ha droppato. Ah, dov'era? Ok. Tanto stavo esplorando da questa parte, per cui... Funziona per entrambi. Ho sbagliato tasto. È la seconda volta che mi lancio sotto questo attacco. E ho sprecato... disastro. Allora, beh, almeno risponde rapidissimo. Allora, salve, sono ancora io. Mi è andato. Aia. E mi ero curato. Forte il fabbro, eh? Si dice pesta come un fabbro, chissà come mai. Allora, tu non... ho sbagliato un po' di cose, eh. E
però lo stavo schivando. E non ho gli attacchi ranged carichi, purtroppo. Adesso che ci vedo su. No. Mi si è resettato l'aggro, poverino. Ancient Vessel? Cosa? Crucia. Ah, ok. Sembrava chissà cosa. Ok, altri materiali. Dobbiamo vedere la strada di qua. Io non ho cura, vero? No. This will be your eternal torture. Quanto lunga la tua combo, però? Ho sbagliato tasto. Neanche avuto modo di rialzarmi. Oh, ti attaccano così, però è un po' alla Demons. Diciamo che lo stunlock in queste situazioni non è mai bellissimo. Non è neanche lo stunlock, perché mi stavo semplicemente rialzando, però. Allora, stavolta invece di andare dritti di là, proviamo a passare da questa parte. So che c'è un altro percorso che devo fare. Giusto, balestriere. Aia. Sì, voglio raccogliere, grazie. A questo punto vediamo cosa c'è qua sopra. Qualcos'altro, qualcun altro mi ha tirato cose, però... Aia! Ah. Resterò qua. Proviamo. Tu cosa sei? Ah, è un pezzo più raro, deve essere quello del potenziamento maggiore. Ok, adesso vediamo l'altra strada. Sul... chiamiamolo cornicione che è sparito adesso. Da dove c'è qualcuno che sta cercando di colpirmi? Troppi pochi frame al secondo. Eccolo lì. Ma parerò i tuoi dardi. Mo balestriere, come la mettiamo? Gentilissimo che non mi ha colpito prima da qua, però ok. Broken maiolica.
Un oggetto chiave? Ah. Non pensavo. Ma di qua non posso... Non posso. Salve, buonasera. No, aspetta, non ho sentito niente di quello che hai detto. No, ha detto che oggi si torna, mi sono bloccato subito. Ci avevi già giocato? No. 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 No, non è anche appena... È sì, uscita no, proprio no, da poco la demo. No, non ce l'ho già. Vi avevo fatto vedere un trailer, quello sì. Prima stavo facendo un video. Ok. Aia. Con cos'è che l'avevi confuso? Curiosità? Stavi giocando un paio di mesi fa. Lords of the Fallen? Era quello che no, non ho sentito. Era quello. Aspetta, non riesco a giocare qua a gestire il frame rate che fa schifo. No, fa schifo abbastanza. Era quello che come stile non mi ricordava Lords of the Fallen, quindi non ho provato. Era come stile mi ricordo più prima. Ah. Allora. Come sta andando? No, ci sta. Non è tanto simile a Dark Souls. Nel senso, lo vedo più simile a un Mortal Shell. Ok. E ci sta, anche perché, come ho detto anche prima, essendo due produzioni a basso budget, cioè una che ha già avuto successo, trovo più saggio puntare a quello piuttosto che puntare troppo in grande con il rischio di fallire miseramente. Cioè, nel senso, non puoi fare Dark Souls con un budget non da Dark Souls. E inteso come anche primo Dark Souls, perché sicuramente è uno studio comunque piccolo quello che sta facendo in Otria. Per cui buono che abbiano preso spunto da chi c'è già passato e gli ha indicato una via. Loro ne hanno preso una parte e stanno mettendo del loro nel resto, quindi no, non ho motivo di affrontarlo adesso lui. Volevo fare il giro di qua, che c'è un cavaliere di quelli brutti. Aia. Aia, ti odio, balestriere. Puoi vedere, io ero morto qua prima. Sono arrivato con ben una cura in più rispetto a prima, ma sono bravissimo. Tu cosa sei? Ah, un'aspirazione. Ridono. Probabilmente ridono di me che devo affrontare costui. Salve. Aia. Sbagliato. Aia. Come anche a livello di tempismi nei roll eccetera è molto diverso. Aia, da Souls. Non, la telecamera è quella però. È uno degli standard del genere. Non ho più cure! Diciamo che... Ho fatto niente. Devo cambiare maschera. Questa l'ho presa, questa l'ho presa e da qua non torno più indietro. Quindi come ho detto prima, vediamo di morire in un punto comodo. Io ho schiacciato B, ma ha dei tempismi diversi anche la schivata. Anche perché non è esattamente una schivata. È un dash. Allora. Che ore sono? Sono le 6 meno 5, direi. Facciamo una corsa
per andare lì. Vediamo, è la prima volta che attraverso la mappa di corsa. State calmi, state tutti calmi. Mannaggia il balestriere. Spero non mi inseguano. No, beh, non possono, super. Salve. Aia. Fiori, fiori, fiori. Avido. Troppo avido. Mancato completamente i roll. Mi aspetto che abbia un po' con la meccanica da solo, che sbagli primo. No, 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 non in quel senso. Io ho sbagliato il tempismo io. Non lo puoi farlo in fila, è che, ripeto, ha un tempismo diverso e non devo giocarlo come se stessi giocando Dark Souls. Perché funziona proprio in maniera diversa. No, non mi dire che sono arrivati loro. No, ok. Of the ostello di attori. Che sarà? Questo. Questa porta è chiusa. Ok, questo non me l'aspettavo. Come... Ah, il mio cervello mi suggerisce strade che sono palesemente sbagliate per tornare indietro. Però... E ridono, infatti, i personaggi. Ah, ok, di qua. Tolto un po' il frame rate che sul mio PC fa un po' fatica, ma credo che sia colpa del mio PC che balla tra i 35 in su. A livello di ambientazione è stupendo, cioè, devo dire, sempre considerando che non è un Ubisoft a fare il gioco, eh. Ma che roba. È uno studio veramente piccolo. Ok. Combat Rift. Allora, certe aree sono... Ah, ok, sono delle istanze praticamente, è un'istanza di combattimento. E per riottenere la libertà e uscirne, il senza maschera deve sconfiggere tutti i nemici vicini. Ah, ok, ma sono già entrato. Va bene. Bravi di aver scelto. Esatto. Qui, se al posto di aprire il gioco e basta, magari gli faccio anche fare cose. Oh, ok, bello. Questo non me l'aspettavo. Un cambiamento così tanto diverso. Ah, ok, emette status. Ok, e gli status non sono necessariamente negativi, anzi, sono bivalenti. Mettiamola così. Ok, aia. Stavo per chiederlo. Bello. Merda. Cura. Morte. Bello, morte. Bello, scritto. Morte.
Sì, sì, no, beh. Fa stranissimo avere. A lui è Pulcinella comunque. Hush! Hush, my promising prodigy. Head for the castle, atop the hill, and all will be revealed. E mi sa che ci salutiamo qua con Pulcinella. Allora. Mi ha fatto piacere giocarlo. E soprattutto mi ha fatto piacere che una produzione italiana possa raggiungere certi standard. Perché non ce ne sono tanti di giochi italiani indie che riescono a mettere in piedi qualcosa del genere. Quindi ben venga. Vedremo poi come prosegue. La demo consiste in 8 ore di provato e la possono provare tutti. Quindi okay, se avete qualche dubbio a riguardo, volete vedere proprio com'è il feeling del gioco, avete tutto il tempo per farlo. Dato il gioco esce a settembre, con calma. Quindi... qua, intanto, do un'occhiata. Vediamo su Twitch cosa si può fare. Ah, ci sposteremo qua, dato che tra i canali che seguo è l'unico che sta facendo Enotria. Giusto per rimanere in tema. Quindi... probabilmente sarà anche questo follow only, followers only, ma che ti devo dire? Allora... no, forse su Twitch non la seguo guardare. Non lo so. Ho guardato un po' di roba, ma guardo su YouTube di solito. Allora. Posso far partire e ci salutiamo. Quindi alla prossima, perché stasera non ci sono. Ciao ciao! Oh.